famoso piezometro, chiamato dai guidoniani il fungo, il cosiddetto fungo, una struttura costata tra il piezometro e la cisterna e oltre 1,5 milioni di euro, se non vado errato, e sono strutture che anche dal sindaco Rubeis, anche grazie al sindaco Rubeis, rimangono ferme e inutilizzate. Ha vantato più volte lui e la sua amministrazione di voler buttare giù il fungo, quindi di voler buttare giù questa struttura di cemento armato. Ovviamente non lo può fare, non si può fare, che si creerebbe un danno erariale all'ente, ovvero l'ente ha speso dei soldi per farlo e è stata costata dall'utilità di questa struttura. Tecnicamente doveva portare acqua alle parti alte di Guidonia, e quindi zona Colle Largo e anche più in alto. E tenere però una struttura ferma in questo modo è una presa in giro per i cittadini. Con 1,5 milioni di euro si possono fare scuole, asili e tante altre cose, senza far demagogia, raccontare poi cose, quantomeno trovare un'utilità secondaria alla struttura, cioè trovare una soluzione utile per far sì che questa opera abbia una funzionalità vera, come è stato fatto per il teatro comunale, che ad oggi ancora non ha agibilità, quindi non può essere dato. Cioè, abbiamo un teatro bello, inaugurato, bella la serata d'apertura, e ad oggi è un altro fiore all'occhiello di Guidonia tenuto lì, buttato per l'incompetenza di un sindaco e della sua amministrazione, della sua maggioranza soprattutto, che l'amministrazione tutta, io non tendo ad attaccare i dipendenti fanno ciò che gli dicono, che gli dice la politica, perché il dipendente fa riferimento al dirigente, il dirigente ha un direttore generale è un sindaco, c'è una struttura ben precisa, quindi non mi sento di attaccare chi lavora, mi sento di prendermela con il capo dell'amministrazione, con il primo cittadino che ha la responsabilità dell'intera città, in questo caso il nostro caro sindaco Rubio.